Cilla Stefanelli, prima impressione in questa prima seduta del Consiglio Comunale? Ma è stata una seduta difficile, nonostante l'ordine del giorno fosse abbastanza semplice, però sono riusciti a complicare le cose semplici. Appunto, il complicato è arrivato sulla questione Bonvicini. Sì, Bonvicini, c'è stata questa sorpresa, però appunto io sono dell'idea che bisogna verificare se effettivamente sussistano le condizioni di incompatibilità e quindi aspettare il parere che il segretario generale ha richiesto. Poi sono arrivate anche le dimissioni di Maria Chiara Pasquali, ve le aspettavate o un fulmine a ciel sereno? Ma si era un po' capito che c'era quest'area e questa ipotesi in ballo, insomma, era plausibile. Mi dispiace umanamente per Chiara Pasquali, penso che il suo sacrificio sia comunque invano. Le trattative comunque procedono, ci sono dei punti sui quali voi non avete assolutamente intenzione di cedere e quale sarà di conseguenza il vostro percorso in Consiglio Comunale? I nostri punti sono sempre quelli e la nostra posizione rimane la stessa, quindi in primis Benco, ma anche il no al taglio dei servizi indiscriminato e senza copertura, per cui non siamo disponibili a tagliare le tasse se questo poi significa tagliare i servizi. E la questione della sicurezza e della città solidale, come abbiamo già evidenziato più volte nel nostro programma, va trattata in modo analitico. E poi i finanziamenti relativi alla provincia, che per cui il comune di Bolzano deve essere riconosciuto nella sua specificità.